bambini sono così vivaci, crescono così in fretta, quasi non ci si accorge. Oramai che senso ha continuare, dopo tutto quello che è stato fatto? Sei stato grande, ti ricorderanno, vivrai nella loro memoria, ma a che serve? Hai già capito così bene da solo che la memoria non è altro che malinconia. E se si deve vivere nella malinconia, forse è meglio morire. Che tristezza vivere nella vacuità del tempo che passa e con la sensazione di andare da nessuna parte. E anche oggi spengo la mia ennesima ultima sigaretta. Ricordo che mia madre mi diceva che la vita è fatta per essere vissuta ogni giorno, senza pensare troppo a cosa si fa, senza guardare alla morte che tanto prima o poi sarebbe arrivata, senza dar troppo fastidio. E così è andata per lei, una mattina, a soli 48 anni. Non si è più svegliata. Non so neanche che cosa la portò via. So solo che se n'è andata proprio come diceva lei. La morte l'ha portata via da quel po' di fatica che avrebbe fatto giorno dopo giorno, come ha sempre fatto. Ma io non ho intenzione di morire così anonimamente. Prenderò la vita per le corna e me la porterò via, proprio come un dio a cui piace dare e togliere la vita a suo piacimento.
Quanto è strana la vita. Un attimo fa appena avrei dovuto essere morto. E ora un angelo si è presentato in casa mia. Come può cambiare tutto in così pochi attimi? E se stessi sognando, chi era quell'uomo e come mi conosceva? E cosa ci faceva una così bella donna in casa mia? Se solo qualcuno mi sapesse spiegare. Se solo fosse Dio a mostrarmi come la vita vale la pena di essere vissuta. Quanta pochezza in un mondo che ha la presunzione di dare ogni risposta e quanti dubbi in un uomo che voleva avere l'arroganza di togliersi la vita. Ma magari morto lo sono davvero. Mamma.